voce, per cui ovviamente la ringraziamo per l'ospitalità e direi che è il momento di cominciare. Presentiamo questo romanzo dell'amico Luca Testa, Tramontana Ponente. Lo presentiamo in un luogo che ovviamente è anche un luogo del romanzo, un luogo che ha a che fare con la storia di Luca. Io dico magari due cose su Luca, che rincontro qui dopo un numero di anni che non so dire, nel senso che sono veramente tanti, ma leggendo questo romanzo e attraverso la scrittura, che come vedremo è uno, credo, dei temi del romanzo, è come se l'avessi continuato a frequentare. Insomma, la scrittura è diventata un po' una frequentazione continua, questa assenza presenza, che non è solo una questione di razionalità, di pensiero, è anche una questione affettiva, per cui davvero sono decenni, credo, qualche decennio che non ci vediamo. 25. Ecco, lui dice 25, 98, è una cosa molto possibile. 98, 2000. Ed è però come se in realtà avessimo continuato a frequentarci proprio attraverso il pensiero, la scrittura e l'elemento affettivo che sta dietro questo. Questo potrebbe già essere uno delle... Allora, Luca appunto in questo romanzo mette in gioco, direi, un io narrante, che forse è il primo tema da cui partirei. Io suggerirò alcune parole chiave, le propongo e poi Luca, se ha voglia, ovviamente interloquisce e dice che cosa ne pensa. Partirei da due parole su Luca. Insomma, lui è studente di filosofia, laureato in filosofia, ha una storia filosofica dietro che nel romanzo ogni tanto traspare, pensiero tedesco in particolare, quello che si è occupato in particolare, quindi la filosofia, la scrittura, Luca scrive da sempre, dice, e questa è, potremmo dire, la poesia, l'elemento poetico. Poi c'è la prosa, e anche questa esce da questo io narrante, che è il lavoro, la quotidianità, l'imprenditore, Luca imprenditore, Luca poeta e Luca imprenditore, c'è anche questo elemento. In questo girovagare, col primo elemento, girovagare, il viaggiare, credo che una delle parole più importanti, cioè una delle parole che a me è venuta in mente alla fine del romanzo, senza voler svelare niente, la conclusione, perché succede qualcosa alla fine del romanzo, ma qui non viene svelato, sicuramente è la trasformazione, il cammino, la metamorfosi, potrei dire, è uno degli elementi chiave. Ma è l'io narrante, e qui è l'io che è scritto in prima persona, e questo è un primo problema, credo, dal punto di vista letterario. Perché? Perché scrivere in prima persona, scrivere di sé, scrivere di questo io, che però non è l'io di un'autobiografia, qui non c'è l'autobiografia di Luca, non è che Luca vi racconta di cosa succede, cioè della sua vita in ordine cronologico, questa roba non la troverete mai qua. Però c'è un io che parla di una vita, che parla di sé, che parla del rapporto con l'alterità, con la realtà e di questa trasformazione continua, del tentativo di sintonizzarsi con la realtà. E questo è un problema, perché scrivere in prima persona può essere, appunto, come dire, anche un atto fondamentalmente di narcisismo, che cosa ci vuole raccontare. Questo non è un romanzo con un genere definito, non è un giallo, non troverete storie, non è un fantasy, non è una storia d'amore, anche se l'amore è un elemento, io credo, cruciale. È un io che narra, è un io che si trasforma, è un io che vaga, che precipita e che risorge continuamente, che cerca di comprendere la realtà, di dare un significato alla realtà, e nel dare questo significato alla realtà cerca di dare un significato a se stesso. Questo credo che sia uno degli elementi chiave.
E quindi io partirei da qui, da questo io e dal rischio anche narrativo di questa esposizione in prima persona, se vuoi. Allora, mi sentite? Allora, in primis ringraziamo la libreria perché è stata veramente affettuosa la libreria nella persona di Fiorella e accogliente nei miei confronti, tutto è nato per caso, come spesso capita nella vita, però è la prima presentazione di Tramontana Ponente e la faccio qua, e, anziché a Ponente, e domani ne faccio un'altra a Milano. E quindi sono emozionato. Poi ringrazio Mario, e appunto lui ha descritto questa lontananza che in realtà è stata una vicinanza per un periodo che possiamo dire di 25 anni. In realtà ci tornerò già a partire dalla sua prima, dal suo primo suggerimento, dalla questa sua prima sollecitazione. E perché? Perché questo io, che poi devo ringraziare voi, assolutamente, anzi, forse devo farlo all'inizio. È sempre difficile fare i ringraziamenti perché non sai chi mettere per primo, chi mettere alla fine, perché qualcuno ci rimane male comunque, però io credo che non ci siate rimasti male se vi ho ringraziato solo voi. Bravo! Ok, il problema, la costruzione di un ego narrante che nasce in maniera quasi spontanea, in questo momento effettivamente anche una delle mie domande, e un po' mi spiazza perché in questo momento io sto scrivendo il prossimo libro e sono nella fase più difficile, in cui sto facendo l'ultimo lavoro di editing, quello in cui il giovane editor che mi accompagna e che mi ha accompagnato anche in Tramontana Ponente cerca di spiegarmi che io devo scrivere le cose in una maniera tale che al lettore possano arrivare, e mi aiuta in questa logistica di trasferimento, di composizione del libro, che è una parte che sembra quasi la più schematica, la più rigida. In realtà è la parte più duttile, più elastica e anche per me più difficile. In realtà questo ha un senso, perché aiuterà il lettore ad orientarsi in quello che io cerco di dire. E quello che io cerco di dire è una bella sfida, è una sfida che, a mio parere, in tutti questi anni, da che io e Mario non ci vediamo, pochi scrittori di letteratura italiana affrontano. E come questo ego, che rischia di risultare narcisista, anzi, viene continuamente tacciato di essere un narcisista, come se il narcisismo fosse di per sé una connotazione negativa. In realtà può essere anche altro, può essere per esempio che tutti quanti un po' lo siamo, e tutti quanti un po' lo siamo. Quindi lo scrittore, il compito arduo dello scrittore è partire da questa soggettività e tendere all'universalità. Questa è la grande sfida, questa è la grande scommessa. E io so che ancora tentenno un po' meno nel prossimo libro. E però in questo percorso ritroso, mentre Tramontana Ponente, che stasera presento, mi sta già sfuggendo da tutte le parti, e quindi dovrò ringraziare Mario che lo legge come libro fresco e mi riporta sul pezzo, torno ad essere più affezionato al mio primo libro, ho portato qualche copia, che è Brutus, perché è come se l'avessi metabolizzato nella mia esperienza anche di scrittore e riuscissi a vederlo con la giusta distanza. Ecco, in questo invece sono ancora completamente dentro. Questa è una cosa molto difficile, perché io credo che in questo processo dal soggettivo all'universale il dovere dello scrittore sia di stimolare un percorso, o perlomeno di provarci, un percorso di comunicazione che riesca a trasmettere, come erano, appunto, abbiamo parlato di poesia e di prosa, come erano nella nascita della poesia, che era nelle mani degli sciamani, dei poeti, erano delle figure quasi degli uomini, che erano quasi dei semidei. Non mi sto paragonando a un semidio. E questa è la scommessa di ciò che io chiamo scrittura, che non è scrittura, di ciò che per me è Dio, ma ne parleremo dopo, credo. E quindi il dovere, il miracolo che lo scrittore deve tentare di compiere è questa eccezionalità di riuscire a far sì che il lettore lo accompagni in questo percorso, che è un percorso di trasformazione.
L'occasione che io ripongo all'interno di questo libro, di vari episodi, di vari accadimenti, è proprio come spesso sono eventi particolarmente forti, particolarmente intensi nelle biografie, nelle vite delle persone, e quindi il protagonista ne incontra anche quelle di altri, a provocare dei cortocircuiti che ci portano a un passaggio ulteriore di consapevolezza di noi. Quello che Mario in un certo qual senso definiva equilibrio. Ecco, la ricerca dell'equilibrio è quello che l'ego narrante tenta di rendere pubblico, di trasmettere, di esprimere, e per questo a volte può essere difficoltoso. È chiaro che uno che legge un mio libro deve far fatica. Io rispetto alla fatica, della fatica ho un'altissima opinione. Sono molto d'accordo, deve essere adesso faticoso, certo deve essere impegnativo leggere un libro. Oggi spesso si leggono dei libri facili, dei libri un po' costruiti, un po' industriali. La letteratura è un po' un'altra cosa, insomma. La fatica dello scrittore, la fatica del lettore, un percorso che si fa insieme, che richiede appunto una sfida, dicevamo. Secondo elemento, dopo l'io, ecco, passiamo a qualche cosa di totalmente altro dall'io, che io credo sia un protagonista che non è solo lo sfondo del romanzo, che è la natura. Allora, qui quando parlo di natura, quando si parla di natura non si deve pensare al cic-cic degli uccellini, alle cose, grazie a Dio, la natura è qualcosa di un po' più forte, di forse un po' più ancestrale. Che cos'è la natura? Una domanda che domanda filosofica piuttosto forte, è quella che si fanno i filosofi dagli inizi: che cos'è physis, che cos'è l'essere. Allora, la natura, qui c'è proprio un brevissimo periodo del romanzo dove viene evocato questo elemento che credo che sia la chiave giusta per affrontarlo, almeno mi è parso. Ve lo leggo, ma sono poche righe. Ormai la mia sete di novità si concentra unicamente sui passaggi ancestrali della natura. Attendo sull'attenti il rinnovo dei certificati che attestino la mia fierezza animale. Dal mondo, con le sue lusinghe, non desidero un granché. Progressivamente sprofondo nei ritmi universali. Della persona mi restano forse pensiero e scrittura. Ecco, quindi c'è questo elemento ancestrale. Poi la natura si manifesta anche in elementi fisici, cioè lo vedete già dal titolo di questa copertina, la tramontana, il ponente, il mare. Siamo anche in un luogo che è un luogo fisico, ma probabilmente anche un luogo un po' metafisico, un po' interiore. Però la natura è questo elemento ancestrale che forse stiamo perdendo, che forse nel quale, insomma, con il quale facciamo fatica a tornare a rapportarci. Si parla quotidianamente di natura, del fatto che la stiamo anche un po' maltrattando, se non annientando, ma che cos'è natura? Ecco, io credo che questo sia un altro percorso molto interessante del romanzo. Sì, questa è la mia parte più sana, più forte e più benevola. E anche quella politica, perché 10 minuti fa con Romina parlavamo appunto che lei pensava che questa serata ci fosse un mese fa, e gli ho detto: cavolo, siamo sempre molto avanti, no? E lei dice: erano un mese in anticipo, perché il tema della natura, come sta dicendo Mario ora, che è attualissimo ed è ciò che preoccupa maggiormente per esempio le nuovissime generazioni. E per me è stato un compagno più di 30 anni fa, e in una parte del romanzo c'è appunto la narrazione in cui il protagonista sviluppa una parte fondamentale della sua formazione in Danimarca, e c'è questo incontro durante la festa di mezz'estate con lo sciamano Lappone, o ex sciamano Lappone, e lo sciamano Lappone, e poi non sappiamo se questo è realtà o funzione, se sia successo davvero o meno, perché rimane un romanzo e all'inizio è scritto che ogni riferimento, insomma, bla bla bla. E quindi l'elemento della natura in questo incontro sul tetto di un caseggiato di Cristiania C
città hippie di Copenaghen nel 1991, porta a una consapevolezza rispetto al tema della religione, in cui un giovane ragazzo della provincia di Milano, in giro per l'Europa, proiettato da una cultura ancora molto, non solo cattolica, per certi versi quasi calvinista, e con dei dogmi e degli indirizzamenti molto precisi, e per un semplice spirito critico che in me come persona era molto più sviluppato in realtà, non la capisce, non capisce questa convenzione, questo doversi assoggettare a delle regole, delle tradizioni nelle quali lui non si rispecchia minimamente. Grazie allo sciamano Lappone trova la possibilità di non essere solo critico verso il sistema religioso, ma di provare ad aprirsi, e lì ritrova una sorta di paganesimo che lo risveglia all'afflato religioso, e l'afflato religioso gli arriva attraverso la natura. E anche a distanza di anni, l'occasione da cui lui traeva spunto, a pagina 62, in realtà anticipava un paragrafo in cui il mare, la stagione, il clima, l'ambiente si modifica in una maniera molto evidente, perché si ammarano sulle spiagge del ponente ligure queste velette, che sono delle piccole meduse non urticanti, e muoiono, non so, a miliardi sulle spiagge, creando un odore di putrefazione molto particolare. Contestualmente, quello lì è anche il momento in cui il mare torna a essere appetibile per farci una nuotata. Quindi c'è questa contraddizione. Arrivano i primi turisti e vanno per tuffarsi e rimangono schifati da queste rocce. Cosa sono, cosa saranno? Sarà l'inquinamento, saranno urticanti, ci tuffiamo, non ci tuffiamo. In realtà quello lì è un segno della natura, e lì mi collego al discorso dei 25 anni, perché in questi anni di totale assenza politica, di totale assenza di visione, noi siamo stati unicamente condizionati da una sorta di linea progressiva che tutto quanto è infinito, che le risorse sono infinite, che noi siamo infiniti, Berlusconi che non sarebbe mai morto. Ecco, questa mentalità lineare progressiva, la borsa, lo spread, tutto quanto è quantità, tutto quanto con quale noi abbiamo a che fare nel momento risulta essere solo quantità. E allora io credo che in questo momento, e in particolare dovranno farlo scrittori della mia generazione, confrontarsi con questo momento storico, che è un salto incredibile, incredibile, è un cambiamento di paradigma pazzesco, e quindi dobbiamo rimettere al centro di questo percorso la natura, e al centro della natura l'uomo come membro della natura, mentre siamo andati in una direzione completamente opposta. E io cerco questo sentire, questa cosa che ho dentro, questa visione, cerco di trasmetterla come tema collante di quello che scrivo. Bene. Un'altra cosa, allora, questa è più una curiosità, però ho visto che è una cosa su cui insisti molto. I bar delle stazioni, le stazioni, i caffè amari come la vita, per un'espressione tua. Questi bar che sono, beh, già la stazione ovviamente è un luogo particolarmente simbolico, insomma, un luogo di passaggio, un luogo di continuo, uno snodo dell'esistenza, ma il bar della stazione, tu dici a volte che è triste, cioè che è un non luogo in cui c'è molta tristezza, ma c'è anche molta vita, i bar una volta erano dei luoghi sociali, cosa sono diventati oggi? Insomma, sono dei non luoghi anche questi. Vedo che è una figura che continuamente c'è, per cui qualche cosa deve significare. Beh sì, significa anche un modo di scrivere. Io da sempre ho scritto, mi sono sempre mosso tanto, in maniera anche un po' rocambolesca, e ho sempre scritto. Addirittura ho scritto la tesi di laurea, tre in pullman, e ho scritto tutti i miei romanzi. Cioè l'ossatura dei miei romanzi è sempre sulle Moleschine. Quindi io scrivo così, presa diretta. Poi c'è tutto un lavoro successivo. Però questo è già un discorso tecnico che si sta perdendo. Infatti i giovani scrittori vengono, addirittura gli viene affidato il compito di uscire, andare, osservare e scrivere. Perché?
ovviamente, come dicevamo poc'anzi, con questi nuovi ritmi, con questi strumenti molto nuovi e che forse i più giovani sono i primi ad esserci nati insieme, quindi ad avere, come dire, gli anticorpi per poterli gestire in una maniera migliore. Ma tutta questa rapidità delle informazioni, dell'essere in un altrove, rende magari più difficile l'osservazione e quindi anche la scrittura. Per quello per me rimane semplicemente uno strumento, e girando molto, e allora avevo anche, insomma, delle abitudini che mi inducevano a frequentare molto i bar, ora che cosa sono? Per me rimangono ancora dei luoghi pubblici di ritrovo in Italia, e siamo fortunati e dobbiamo coltivarli, come le librerie, come altri piccoli luoghi di una vita che è così da oltre 1000 anni, che è la nostra forza delle cittadine di medie dimensioni, ma probabilmente anche nelle città, nei quartieri, nelle zone, non è qualcosa che dobbiamo salvaguardare. E bar delle stazioni ci capitavo, sì, c'è un'umanità che a me ricorda molto come fosse un casello tra il purgatorio e l'inferno. No, il treno che prendi ti porta o all'inferno o, se sei fortunato, in purgatorio. A me mi dà un'emozione forte, non lo so. Bene, la memoria. Anche questo credo che sia un altro tema fondamentale del romanzo. Ovviamente la memoria qui è una memoria saltaleccante, una memoria... Ecco, qui a volte può essere faticoso seguire la trasformazione, la narrazione che improvvisamente saltabecca dal presente al passato, un passato in cui c'è un altro passato e un continuo rimbalzare. In questa memoria, che cosa sia la memoria poi per noi, adesso anche per noi di una certa generazione, certa età, si lega anche la questione del rapporto inevitabilmente con nuove generazioni. Tu lo metti a tema nel romanzo, in particolare con i tirocinanti, con questa figura lavorativa lì. Oltre alla questione del lavoro c'è anche la questione davvero di un rapporto un po' difficile tra le generazioni. E niente, questo credo che sia un altro tema che può essere interessante affrontare. Sì, anche qui è paradossale che ci si occupi così tanto della memoria appena prima o durante stiamo cominciando a perderla. E per me, che ho tanta memoria, che ci ho contato tantissimo, è evidentemente un problema. In più ho il mio giovane editor, che ha la metà dei miei anni, quindi è giovanissimo, ha 26 anni, che mi massacra continuamente su questi salti nel vuoto che dice Mario, perché dice: guarda che per te è tutto chiaro, ma il lettore fa una fatica, non è che non ci arriva, però stai attento a non forzarlo troppo, a non metterlo troppo alla prova. E questo è stato tema di un forte dibattito con lo scrittore Michele Vaccari, della quale la nostra libraia sicuramente avrà dei libri qua in libreria, perché lui considera la memoria un fardello, soprattutto collegando a un certo tipo di narratore italiano, di scrittore italiano, ma questo dal dopoguerra in avanti, no? All'inizio memoria breve comunque sulla guerra e sul dopoguerra, e poi insomma una memoria che forse si è un po' fossilizzata. Però per me è inevitabile, per me la memoria siamo noi e siamo ciò che rimane nella memoria e ciò che di più importante possiamo trasmettere agli altri, per cui difficilmente me ne separo e cercherò, ma perché per me, secondo me, tutti viviamo un po' così, viviamo un po' tra le emozioni, e la memoria è il meccanismo più naturale per affrancarci alle nostre emozioni, e per non rimanere spiazzati dobbiamo aggrapparci alla memoria, quel che ne resta. Fa niente se è un po' confusa, fa niente, questo è proprio l'intento anche della scrittura. È importante che alla fine siamo noi stessi nel tema della memoria. Poi vabbè, questo è il grande retaggio di questi scrittori nordici, scandinavi come Karl Ove Knausgård o Stefansson, che per me sono, oppure lo stesso Vilas, che è uno scrittore spagnolo, dove la memoria è la nostra memoria personale, la nostra memoria individuale, ma anche quella collettiva.
perché essendo tutto così tremendamente veloce non possiamo continuamente perdere dei pezzi, perché sennò non ci rimane più niente. E dei tirocinanti devi dirci qualcosa. Beh, vabbè, in termini pratici questo è un problema enorme che avviene, ma questo lo dico da imprenditore, che tocca un pochino tutti. Nel libro è un'occasione per provare a pensare che effettivamente non possiamo evitare il confronto con chi è arrivato dopo di noi, anzi è necessario, è vitale. In questo momento il problema è che è la generazione e sono le generazioni nuove che fino a poco fa lo stanno evitando il confronto, invece dovrebbero massacrarci come io e Mario l'abbiamo fatto, ma penso anche molti di voi con le generazioni prima delle nostre. Questo è un pochino, e quindi sarebbe opportuno, senza arrivare ad essere dei cattivi maestri, di instillare un pochino di quella sana rabbia, voglia di emancipazione, perché questa roba qua sarà più loro che è sempre più loro che nostra, sempre di chi arriva dopo più piuttosto che di chi se ne andrà più o meno a breve. No, certo, è il conflitto che manca, questo è un elemento cruciale, dovrebbero essere molto più incazzati, sicuramente. E la pazzia, questo è un altro elemento credo cruciale nel romanzo. Allora, anche questa è una questione un po' generazionale. Per chi è della, adesso io e Luca non siamo esattamente della stessa generazione, abbiamo una decina di anni di differenza, quindi c'è una mezza generazione, però per chi... Tu eri un mio cattivo maestro. Per chi ha frequentato la statale, ha frequentato una determinata... si è trovato in un certo clima culturale, eccetera, era impossibile non avere un amico, talvolta non essere, ma insomma, in generale tutti avevamo qualche amico che era finito psichiatrizzato con un TSO e che era rimasto fulminato sulla strada di Nietzsche, mettiamola così. Non poteva non capitare, a volte era la stessa persona, a volte erano due persone. Come mai questa roba? Beh, allora, sono due partite diverse. Quella del pazzo puro ne parliamo per la seconda. Della prima, beh, Mario invece non era un cattivo maestro, era un ottimo maestro, era di quelli talmente bravi che infatti non sono finiti a far politica, i telegiornali e queste altre cose. Era uno di quelli bravi, perché quelli cattivi hanno fatto bene. Tutti hanno fatto bene. Bastardi. E rinnegando il 90% di quello che allora cercavano di propinare. E, no, tu sei andato al sodo su. Sì, beh, certo. Io in questo momento l'autore che sento più vicino è Pier Vittorio Tondelli. Lei, la libraia nostra, avrà anche i libri di Tondelli, ce li avrà tutti, Camere separate e Rini. Devo dire che Tondelli in questo momento, non fosse perché gli mancano i cellulari e queste dinamiche, è uno scrittore proprio perfetto. E anche in lui c'è questa presenza del disastro generazionale. Ma perché allora il pazzo, il tossico, lo sbandato non era ancora così ospedalizzato, era ancora un po' un cane sciolto, era ancora una figura che dava da pensare. E per me questo rimane il pazzo nel senso puro, e quindi nei miei libri ce ne sono e nel prossimo ce ne saranno di più, perché è quello sciamano, è quella voce dello sciamano che noi non possiamo più sentire, perché è un sapere orale, un sapere nascosto, un sapere sedimentato, ma che in qualche maniera deve uscire. Io mi ricordo un filosofo che studiavamo, quello del cambiamento di paradigma era, o forse la Kakosh, io non ricordo, Kuhn. O forse Feyerabend, che era un filosofo anarchico, che diceva che in questo momento un Galileo Galilei o un Leonardo da Vinci nascesse, verrebbe psichiatrizzato entro i primi 4-5 anni di vita. Perché noi, è vero, ci siamo emancipati dalle ideologie, abbiamo portato a casa la Seconda Guerra Mondiale, abbiamo fatto 70 anni di pace, il crollo dei sistemi che comunque mantenevano un equilibrio internazionale, che poi in questi 30 anni
Ma quello che sta succedendo, o che più o meno siamo coinvolti senza rendercene conto, è proprio il pensiero unico. Come una società come la nostra, apertissima, dove abbiamo avuto l'illuminismo e il romanticismo, si stia conformando ad un pensiero unico che è unicamente economico. E come tale produce numeri. E un pazzo è difficile da trasformare in numero, se non psichiatrizzandolo. E quindi ecco, per me la figura del pazzo è una figura fondamentale. E io poi vabbè, ho un legame viscerale, personale, nella mia vita quotidiana. Per me salutare il sindaco o i matti del paese è uguale, allo stesso valore, perché i matti del paese sono il termometro. Non so a Legnano quanti ne sono rimasti, al finale per fortuna ne abbiamo tantissimi. E sono ben voluti, in comunità più piccola, dicono la loro e sono così. No, noi ne avevamo molti che venivano in biblioteca, sono spariti quasi tutti dopo la cosa, vero? Noi abbiamo tutti questi anni ne abbiamo incontrati parecchi, alcuni ci hanno frequentato per un po' di tempo, ma tutti i matti vengono in biblioteca, sono spariti dopo la pandemia, non si è più visto nessuno, e la domanda che ci facciamo è dove sono finiti? Quindi effettivamente dove sono finiti? A finale di te. Allora, l'ultimo tema che vorrei un po' più, tu l'hai già citato, per me è inevitabile, insomma, la scrittura. Magari lo introduco con un... Allora, io mi ero preparato un paio di pagine da leggere, una era questa sulla scrittura, poi ce n'è un'altra che mi piace molto, se c'è voglia, tempo, la propongo. Ma questa sulla scrittura mi è particolarmente piaciuta. E poi vorrei che tu su questo ci dicessi qualcosa di un po' di più, insomma. Okay. Perché trovo che sia anche la scrittura, tra l'altro anche la scrittura ad un certo punto diventa uno dei, diciamo così, una delle figure del romanzo. Sì. Tu ne parli qui. Ho iniziato a scrivere che ancora non sapevo scrivere. Nella casa della nonna, sopra un mobile in soggiorno, troneggiava un'olivetti nera, lucida. Schiacciavo i tasti e rimanevo incantato a osservare il movimento metallico ad arco che conduceva le lettere a stamparsi sul foglio. I fogli li riponevo in uno scomparto del mobilio su cui poggiava la macchina. Adoravo i rumori che emetteva, l'andare a capo, lo scorrere il foglio col rullo. Giusto il tempo di accomodarmi sull'immensa sedia di fronte agli olivetti e mi isolavo da tutto. Non andavo ancora a scuola. In seguito ho scritto ovunque, su taccuini con elastico o senza, su quaderni e quadernoni. Sono stato un fruitore di pizzini prima ancora che la mafia li rendesse famosi. In qualunque modo recupero una penna. Se non l'ho con me, la chiedo ai passanti, entro in un bar e la pretendo senza scrupoli. Ho preso appunti sopra tovaglioli, buste, pacchetti di sigarette, sulle mani e fin sulle braccia e su banconote, persino sulla carta igienica, un paio di volte sopra le maniche della camicia. Mi ha guidato una forza innata. È un fatto naturale, automatico. Ho scritto in tutte le fasi della vita. Ho scritto da sobrio, da ubriaco, fradicio, da ammalato, da disperato, da stanco, al culmine dell'energia o dell'ispirazione, al minimo del morale. Ho scritto nelle condizioni più strane, nelle atmosfere più bizzarre, nelle circostanze più complicate. Ho scritto lettere d'amore, poesie, romanzi, saggi, introduzioni, lettere d'addio, diari, aforismi, commedie, tragedie, prologhi, monologhi, premesse e poemi. Ma non mi sono mai premurato di tenerne traccia con criterio. Ho preferito scrivere che occuparmi di quello che scrivevo. I latini dicevano scripta manent, verba volant. I miei scritti sono volati pure loro. Dove? Forse dove c'è un